Lei, signor Sacimpane, dove ci ha spametti in mille persone, eh? E se per carne in dieta, bucarone! E la compagnia teatrale Il Gaff quest'anno ha addirittura due serate, perché sono talmente tante le persone che seguono questa compagnia che è stata aggiunta una serata in più. Speriamo che sia così. Allora, noi andiamo in scena il 7 e l'8 di agosto. Volevo dire che, come tutti, abbiamo subito le conseguenze di questa pandemia e abbiamo dovuto annullare la commedia invernale che era pronta, praticamente impacchettata. Però niente, la settimana prima avevamo imparato la commedia, la settimana prima abbiamo dovuto chiudere. Poi ci ha chiamato Gino, ci ha detto no, dell'iniziativa di Tre Ponti, del Teatro sulle Stelle, e abbiamo dovuto riscrivere una commedia nuova che praticamente recepisce un pochettino tutte quelle che sono, no? Tutte le osservare le distanze e quant'altro. E quindi abbiamo scritto questa nuova commedia che parla un momentino di quelle che sono, nel rispetto di questa che, diciamo, tragedia che ci ha colpito tutti, però che parla un po' di quelle che sono le nostre fobie, quello che abbiamo messo in evidenza, diciamo, in questo periodo di lockdown, e quelle che sono un po' diciamo tutte queste manifestazioni che abbiamo fatto in questo periodo e che ci hanno caratterizzato. Ma anche un titolo particolare? Beh, il titolo particolare è che se ne la faremo, la farà Romolo, mi sembra normale, insomma, ecco. Questo gioco di parole davvero spettacolare, la regia ovviamente di Lucio, quanti componenti? Allora, noi siamo una parte della compagnia, siamo 7 attori che abbiamo recitato in questa commedia che andremo a rappresentare e che, insomma, quindi parlerà un po' di tutto quello che è stato il comportamento in questo periodo di lockdown. Mi raccomando, 7-8 agosto la compagnia di Aletale Il Gaff vi aspetta. Grazie. Prego. Grazie a voi. Grazie a voi. Tanfra de no, e in cieli su un musicista. Al massimo un è su net.